Ancora morti sul lavoro, ancora un grido d'allarme. L'ultima tragedia ha visto come protagonista Capurso con un operaio di 58 anni folgorato mentre eseguiva lavori di ristrutturazione nella sede di una ditta alla zona industriale. Per questo, e non solo, CGIL e CISL e UIL si sono dati appuntamento in piazza Prefettura Bari per far sentire forte e chiara la propria voce, il proprio disappunto. Prevenzione e vigilanza non vanno derubricate, affermano, ma gli investimenti in salute e sicurezza non devono e non possono essere una chimera. Tre morti in meno di una settimana nell'area metropolitana di Bari, che si aggiunge a un dato drammatico, quello di 100 morti, 100 incidenti sul lavoro nei primi 2 mesi dell'anno del 2023 su scala nazionale. Ecco, siamo qui proprio riuniti insieme agli amici di CISL e UIL, gli studenti, per dire basta alle parole, per dire basta anche alle denunce, servono i fatti. Abbiamo chiesto e chiederemo con forza oggi alla Prefettura di costruire e costituire un tavolo permanente, un osservatorio provinciale permanente che mette insieme gli organi preposti al controllo e alla prevenzione, dallo SPES all'INAIL, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro, attraverso un confronto con i sindacati e le associazioni datoriali per mettere in campo ogni strategia possibile per attivare percorsi di formazione, prevenzione e, quando servono, di controlli severissimi per dare un diritto alla sicurezza che è un diritto fondamentale riconosciuto anche dalla Costituzione a tutti i lavoratori e lavoratrici di questo paese e di questa regione. Non è ammissibile che un lavoratore esca di casa per andare a lavorare e non torni più, perché un lavoratore quando esce deve avere la certezza di ritornare a casa. Non sono più ammissibili questi omicidi. Li chiamo omicidi perché forse dobbiamo anche iniziare ad utilizzare i giusti termini.